Radio TV Ponte Grande dal vostro amichevole nerd di quartiere Orlando Guerra. Come sempre vi parlo dal mio rifugio e della mia collezione nella mia rubrica di tutto e di più. Anche oggi vi parlerò di un oggetto della mia collezione, un jukebox. Anche se questo jukebox ha una linea in modo retro, ha una tecnologia interna più avanzata. Questo jukebox riproduce quindi lo stile vintage, ma avendo tutte le comodità più tecnologiche e avanzate. Andiamo a vedere le caratteristiche. Innanzitutto c'è un tasto normale, power, che si accende e quindi il jukebox è pronto per partire. Poi, se si vuole, ha una linea di luci molto bella. Basta accendere questo tasto e si accendono le luci, come vedete, luci che cambiano colore, rosso, bianco, giallo e così via. È dotato di un comodo cassetto dove ci si può mettere qualsiasi cosa, un CD o altro. Naturalmente voi dite un CD, un jukebox. Infatti una volta praticamente funzionavano con il disco vinile, per poi passare a man mano dopo gli anni 90 al CD. Questo jukebox può funzionare sia in CD, un normale CD, in una penna USB, da una SD card, fino a completarsi con il Bluetooth. Infatti ci si può collegare con ad esempio un telefonino. Ma nonostante tutto c'è anche una radio incorporata FM o AM. Andiamo a vedere un pochettino le sue funzioni. Accendiamo, perché qui ha il display quindi per programmare un orologio, quindi si guarda l'orario, si accende, quindi si accende e si passa come inizio a una radio. Basta cambiare le frequenze e si trova la stazione desiderata. Io abbasso per evitare che la musica copra la mia voce. Poi da un tasto di modalità si passa avanti, quindi alla stazione AM, per poi arrivare alla prima funzione, in questo caso CD, open, aperto. Ma chi ha progettato questo jukebox ha pensato bene a riprodurre il vecchio jukebox, quindi quelli con il disco vinile. Basta aprire questo sportellino e azionare il vecchio braccio disco, che ha la funzione come il disco vinile. Il piatto di una volta si apre, funziona come accensione e il CD parte. Ora dovreste sentire la musica. Parte la prima canzone, eccoci qua. Di qua alziamo un po' la musica. Io non la alzo molto, appunto, per non coprire la mia voce. E poi da questi tasti man mano si passa avanti, quindi per ascoltare le successive canzoni. Se si vuole passare alla USB, si passa a modalità USB e parte la lucina, come si vede, e parte la canzone che all'interno c'è programmata. Volevo ricordarvi che legge anche gli MP3, quindi può anche suonare i CD, diciamo, masterizzati, quindi in MP3. Poi si va avanti, si passa all'SD, non ha ora in dotazione un SD card, per passare alla linea esterne, ci si può anche collegare con un mixer, e si passa al Bluetooth, quindi eventualmente si può collegare un telefonino. Beh, sicuramente volete sapere quanto costa questo jukebox. Questo jukebox costa intorno alle 1000 euro. Non si trova in Italia, quindi bisogna acquistarlo fuori Italia, quindi anche se nella comunità europea, quindi con tutte le spese doganali, si passa a un circa 1000 euro. È un prodotto nuovo e, come sempre, io non mi stancherò mai di dirlo, questo oggetto non può mancare alla vostra collezione privata, per coloro che amano appunto la tecnologia nerd. Mi auguro che anche questa mia rubrica vi sia piaciuta. Io vi do appuntamento alla prossima mia rubrica. Seguitemi, perché ho in mente da farvi guardare veramente tantissimi oggetti, sia vintage che moderni. Come sempre, dalla mia rubrica di tutto di più, da Radio TV Ponte Grande, quindi il vostro amichevole nerd di quartiere Orlando Guerra, vi saluta
e vi dà appuntamento alla prossima edizione. Un bacione, ciao ragazzi, seguitemi.